Ciao ragazzi e benvenuti su Gazzio Glans. Nel video di oggi vi voglio parlare di un batterista famosissimo, conosciutissimo, ma troppo spesso, secondo me, sottovalutato. O comunque, alcuni dicono che sia un fenomeno, alcuni dicono che non sia un fenomeno, quindi oggi sono qui per dirvi la mia, per dirvi cosa ne penso di Danny Carey, cioè il batterista dei Tool. Vi voglio fare vedere un groove suo, una parte di una canzone sua, per farvi capire, spoiler, che secondo me è un fenomeno pazzesco. Secondo me è un batterista super tecnico, con un gusto pazzesco, ed è riuscito secondo me a far sì che la sua tipologia di batterismo, che non è una tipologia metallara, una tipologia super rockettara, è tante volte, passatemi il termine, più funkeggiante, con dei suoni un po' particolari, dei suoni molto secchi, e questa tipologia di batterismo l'ha portata completamente da un'altra parte, cioè nella musica dei Tool, che è una musica molto difficile, molto complicata, ma che va verso il rock, quindi verso suoni molto bassi, molto profondi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voglio fare capire, diciamo, a chi pensa che Danny Carey dei Tool sia una fuffa pazzesca, voglio spiegare il perché secondo me non è per niente così. Per fare questo mi avvalerò di una canzone famosissima dei Tool che si chiama The Grudge. Quindi userò questo groove per convincervi che Danny Carey è un fenomeno. In pratica questo groove qua utilizza dei rudimenti e secondo me questa è la figata tante volte proprio di questo batterista, cioè che lui utilizza alcuni rudimenti che non sono soliti utilizzare i batteristi, e con questi rudimenti riesce a creare delle cose veramente super interessanti. Partiamo dall'inizio, non vi faccio sentire subito il groove, così almeno anziché dire che figata, chissà che cos'è, pian pianino andiamo a scoprirlo insieme fino ad arrivare proprio al groove finale per capire bene come suona. Questo groove è un groove sui tom, poi ogni tanto lui fa alcune piccole modifiche, mette un tom al posto di un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ho deciso di utilizzare quello che c'è alla fine della canzone. Per prima cosa, questo groove è in 5 ottavi, quindi per suonarlo bisogna contare 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e così via. E le note sono tutte sedicesimi. Essendo in 5 ottavi, di quanti sedicesimi abbiamo bisogno per finire, stai zitta col dire, una battuta di 10 sedicesimi. 5 ottavi è uguale a 10 sedicesimi. Questi 10 sedicesimi come sono divisi? Allora, i rudimenti utilizzati sono 1 Swiss triplet, quindi 3 colpi, flam partendo con la mano forte, mano forte, mano debole. Dopo lo Swiss triplet, con l'accento di mano forte, flam accent. Ma solo 2 colpi, quindi flam di mano forte e accento di mano forte. Quindi Swiss triplet più flam accent. E così abbiamo coperto 5 sedicesimi. Dopo aver fatto questo, andiamo a coprire gli altri 5 sedicesimi semplicemente invertendo le mani. Quindi di nuovo Swiss triplet partendo con la mano sinistra, quindi con accento di mano debole, scusate, non sinistra, e poi flam accent sempre di mano debole, cioè con accento di mano debole, quindi facciamo tutti i 10 sedicesimi, prima partendo di destra e poi invertendo di sinistra. Questo è quello che fa nel groove. E voi mi direte, impossibile. Com'è possibile che venga fatta una roba del genere? Sembra impossibile, ma è proprio questa la figata. L'utilizzo dei rudimenti, fatti solo sul rullante, ve lo dico sempre, rimangono un esercizio. Questo è un bel esercizio. Ma non andremo mai a utilizzarlo nella musica. La figata è spostare questa cosa da poterlo rendere un groove, un feel o qualcosa del genere. Lui lo sposta sui tom. Come lo sposta sui tom? Andando ad utilizzare tutti e 4 i tamburi a disposizione, cioè 2 tom e 2 timpani. Infatti, come avete visto, ho montato un timpano in più oggi. Partiamo con i primi 5 colpi.
Quindi Swiss Triplet più Flam Accent. Posizioniamo la nostra mano debole sul tom 2 e rimarrà sempre lì per adesso, per questi 5 colpi, mentre la nostra mano forte suonerà i colpi dello Swiss Triplet sul secondo timpano e i colpi del Flam Accent sul primo timpano. Quindi Swiss Triplet. E Flam Accent spostandoci sull'altro timpano. Raga, tutti questi passaggi che vi faccio sono scritti nel PDF, tranquilli. Quindi abbiamo fatto praticamente metà del groove. Adesso l'altra metà, come vi ho detto, sarà da suonare invertita, quindi con Swiss Triplet e Flam Accent fatti con la mano sinistra. Se prima con la nostra mano sinistra, cioè la nostra mano debole, eravamo rimasti sul tom 2 e la destra si spostava tra i due timpani, adesso sarà la sinistra a spostarsi tra i due tom e la nostra mano destra rimarrà fissa sul tom 2. Quindi, in pratica, in questo modo qua. Swiss Triplet con la mano sinistra sul tom 1, Flam Accent sul tom 2. Prima di destra e poi di sinistra verrà in questo modo. Ovviamente a questa velocità non dice nulla, ma se io ve lo faccio un po' più veloce, chi conosce il pezzo, chi sa più o meno la batteria come suona, l'avrà riconosciuto adesso il pezzo. Quindi vedete che siamo partiti da questo e siamo arrivati qui. Dopo aver fatto questo manca la cassa. La cassa va a suonare sugli accenti che andiamo a fare di destra, quindi l'accento dello Swiss Triplet e l'accento del Flam Accent, in quegli accenti lì metteremo anche la cassa, quindi in questo modo qua. Ovviamente questo ritmo qua non è super semplice, anzi è abbastanza difficile. Quindi adesso vi ho spiegato un po' i passi da fare, dato che mi piace sempre partire dal semplice per poi andare a capire come funziona tutto il groove. Però non è così semplice perché ha tantissimi spostamenti con le mani. Quindi al massimo, all'inizio, fatelo con una mano sempre fissa. Ad esempio, decidete che muove solo la destra, la sinistra rimane sempre qua. Quindi farete. Oppure, ad esempio, se magari non avete due tom e due timpani e non riuscite quindi a fare il groove nello stesso identico modo, potete tenere la mano destra fissa su un timpano, ad esempio questo qua, il timpano da 14, e spostare la sinistra, quindi. In questo modo chiunque può veramente fare questo groove. Poi non vogliate fare questo groove qua, non vogliate impararlo proprio assolutamente solo per riuscire a suonare The Grudge dei Tool, ma cercate di studiarlo prima, ovviamente, come vi ho fatto vedere adesso, e poi andate a esplorare cose nuove cercando delle sonorità diverse, magari spostando le mani anche sul rullante o comunque facendovi delle vostre interpretazioni per poi poterlo usare nei vostri brani o in qualsiasi altra canzone per fare groove o feel un pochettino più particolari, non sempre i soliti con tutti i colpi singoli o rulli come sempre, ma con i flam in questo modo qua. Detto questo, ragazzi, io spero di avervi convinto, spero di aver convinto tutti sul fatto che The Nick Cave dei Tool sia un fenomeno. Poi ovviamente
può piacere o non piacere il suo stile, però devo dire che il suo modo è proprio rivoluzionario. Il fatto di utilizzare questi sticking, questi rudimenti, e andarli poi a spostare sulla batteria in questo modo qua, fa sì che si creino delle sonorità veramente molto 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 particolari. Quindi tutto questo, la morale di questo video era, a parte la questione Danny Carey, farvi capire quanto è importante lo studio dei rudimenti, quanto è importante studiarli bene su palzo, rullante, eccetera eccetera, ma poi andarli ad esplorare su tutto il set. Quella che vi ho fatto vedere oggi è stata una delle possibilità, ma in realtà ce ne sono tantissime tantissime altre. Con questo io vi saluterei qua. Se vi va, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, Instagram, Telegram, Facebook, tutte le cose varie, e noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che c'è il PDF scaricabile qui sotto con tutti i vari step che vi ho fatto vedere nel video di oggi. Ciao!